Ben ritrovati qui amici di Le Fonti TV, siamo rientrati in studio con in collegamento, io saluto il dottor Lombardi, ben arrivato tra noi di un'importante realtà farmaceutica Buongiorno. Takeda. Buongiorno, Buongiorno a lei. piacere vederla. La ringrazio. Dunque, io volevo commentare, visto che come sa, oggi è l'8 marzo, un'importante giornata dedicata a livello internazionale alla donna, parliamo un attimo anche di alcuni dati proprio di farma industria, alcuni dati lodevoli possiamo dire, in quanto da recenti proprio dati di farma industria risulta che il 70% delle imprese del farmaco porta avanti politiche di welfare aziendale a misura di donna. Un dirigente su tre, e io leggo i dati, è donna, il 53% delle persone impiegate in ricerca e sviluppo sono donne. Come possiamo commentare appunto questi dati che evidenziano, se vogliamo, una controtendenza rispetto a tanti altri, purtroppo a tanti altri settori? È vero, glielo confermo. Sicuramente siamo tra i settori dove la parità uomo-donna è più concreta e più nei fatti. Noi come Takeda siamo assolutamente allineati a questi parametri, a queste percentuali. Deve per esempio consideri che circa il 50% di tutti i dipendenti sono donne. Sono donne, questo sia nella parte, diciamo, uffici, sia nella parte relativa agli informatori medici, sia nella parte produttiva. Quindi c'è una componente femminile assolutamente ripartita all'interno dell'organizzazione nei vari reparti, anzi, le dirò di più. Vi sono non pochi reparti dove la componente femminile è maggioritaria. Il nostro amministratore delegato è una donna, il futuro amministratore delegato, perché siamo in vista di un cambio di vertice, è un'altra donna, e chi ha preceduto l'attuale amministratore delegato era una donna. Quindi è nei fatti questa parità uomo-donna. Anche all'interno del gruppo di vertice dell'azienda, la componente femminile è veramente corposa, più o meno viaggiamo sempre sul 50%, sia a livello Italia che a livello Europa e a livello mondo. Quindi anche nel board of directors, nel consiglio di amministrazione di Takeda a livello globale, la componente femminile è una componente assolutamente egualitaria rispetto a quella maschile. Le porto un esempio: anche il capo mondiale, delle risorse umane è una donna e chi l'ha preceduta era una donna. Quindi sicuramente, insomma, le donne sono una componente fondamentale, strategica, trainante dell'organizzazione sotto tutti gli aspetti. Ecco, fa molto piacere ascoltare queste sue parole, queste sue affermazioni. Sicuramente, insomma, l'atto fatto dati alla mano, insomma, il ruolo della donna viene veramente valorizzato, possiamo dire così. Allora, Assolutamente. le chiedo a questo punto, con particolare riferimento naturalmente alla sua realtà a Takeda, quali sono le iniziative che avete in cantiere o anche che prevedete di implementare eventualmente proprio per conciliare gli aspetti lavorativi della vita lavorativa con quella familiare, che è un punto dolente, se vogliamo, soprattutto per quanto riguarda la donna che lavora. È vero, sicuramente per la donna, tanto più la donna con figli, ci sono degli aspetti più sfidanti rispetto a noi maschietti, però in questo la sola idea che si debba considerare delle differenze mi turba a livello psicologico, non peraltro ho anche una figlia femmina che lavora, non riesco a tollerarlo anche a livello così personale. Quindi sicuramente tutto quello che abbiamo fatto, vi sono una serie di attività implementate, tanto più in questo periodo di pandemia, che non differenziano tra maschi e femmine. Questo
Quindi la possibilità di avere almeno 2 giorni alla settimana di smart working, ovvio oggi con il Covid noi arriviamo anche a 4 giorni di smart working a settimana, se non a 5, dipende poi dalle esigenze personali e lavorative, ma sicuramente poi ci sono tutta una serie di attività che noi implementiamo solamente per le colleghe, come porto un esempio, in questo periodo la possibilità di assentarsi, la possibilità di assistere i figli ora che la DAD, quindi la necessità di fare scuola da casa è chiaramente predominante, noi abbiamo messo in campo tutti i possibili tipi di supporto sotto questo aspetto. Aggiungiamo anche la possibilità che noi diamo ogni anno di fruire di una serie di iniziative legate alla salute della donna, quindi la possibilità per le colleghe di avere accesso a una serie in maniera gratuita offerta dall'azienda, una serie di attività di controllo medico specifiche proprio per l'universo femminile, e quindi in questo cerchiamo in tutti i modi poi di realizzare una parità di fatto che non sia solo una parità di belle affermazioni, che sia poi fatta nella pratica di tutti i giorni, anche dando indicazioni a tutti i livelli dell'organizzazione di andare incontro a qualunque tipo di esigenza tipicamente femminile per assistenza ai figli, assistenza a familiari bisognosi di sostegno o altre situazioni simili. La ringrazio, è stato insomma molto interessante, quindi queste iniziative sicuramente sono lodevoli e speriamo ce ne siano insomma altrettante in tutti i vari comparti, perché quello farmaceutico, da quanto risulta, appunto è molto avanti da questo punto di vista, fortunatamente. Io la ringrazio, È ringrazio il vero. dottor Lombardi per il suo intervento oggi qui sulle Fonti TV. Grazie a lei, è stato un piacere, spero di essere stato utile. Assolutamente sì. E a Pochi. lei, anche a lei, tanti auguri, La questo ringrazio, viaggio. mi sembra giusto. Io mando, ecco, 5 minuti di pubblicità e poi rientriamo qui in studio nuovamente per continuare con la maratona dedicata proprio alle donne. A tra poco.